14 e 2 minuti, buon pomeriggio, bentrovati, torna l'appuntamento con la nostra informazione che apriamo, l'avete sentito dai titoli in copertina, parlando di sanità con la pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, diventa realtà il nuovo ospedale, il San Raffaele del Mediterraneo. La presentazione dei progetti scade il 29 febbraio prossimo. Il nuovo nosocomio sarà operativo dal 2016. Particolari nel servizio di apertura. Con la pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale di ieri diventa realtà il progetto di realizzazione del nuovo ospedale pubblico San Raffaele del Mediterraneo, che diventerà un polo sanitario dedicato all'assistenza, alla ricerca e alla didattica. L'annuncio nella nuova sede della Fondazione da parte del Presidente Vittorio Dellatti e del Direttore Generale Vito Santoro. Di fatto questa è la prima pietra per la realizzazione del nuovo ospedale tra i più moderni d'Europa. Oggettivamente abbiamo concluso questo lungo iter politico-amministrativo e siamo partiti alla fase di realizzazione del nuovo ospedale, che non sarà soltanto un centro di cura, di assistenza, ma sarà anche un'attività, un luogo dove si svolgerà un'attività di didattica e di ricerca. In effetti nel nuovo bando, che se poi vorrete potrete trovare nella sua completezza sul nostro sito, potrete rilevare che ci sono delle prescrizioni tecniche riguardo alla definizione di appositi spazi che dovranno ospitare i corsi di laurea delle professioni sanitarie già attive a Taranto, ma anche il corso di laurea di medicina e chirurgia. I tempi di realizzazione del progetto. Tempi di realizzazione del progetto: noi immaginiamo di aprire il cantiere nel 2013, perché la fase è un po' lunga, perché va detto che noi non operiamo come un soggetto privato ma opereremo come un soggetto pubblico, per cui saremo costretti a rispettare per motivi di trasparenza, perché sono fondi pubblici, saremo costretti a rispettare il codice degli appalti, per cui dopo la fase del progetto preliminare ci sarà una fase della progettazione definitiva ed esecutiva con dei tempi di realizzazione e di approvazione da parte degli organismi competenti, per cui immaginiamo di aprire il cantiere nel 2013 e l'ospedale terminerà ed entrerà in funzione nel 2016. E contro chi ha parlato in questi anni di progetto fantasma, Santoro risponde così. Troppe polemiche assolutamente inutili, assolutamente inconsistenti, nessuna obiezione nel merito del progetto, ma soltanto obiezioni e sterili polemiche. Oggi la tentazione di rispondere a queste polemiche sarebbe forte, però è un giorno di festa e voglio solamente pensare a gioire e a ringraziare tutti coloro che hanno, con il proprio lavoro, hanno contribuito a fare in modo che questo progetto si realizzi. Perché lo voglio ricordare, questo è il nuovo ospedale pubblico di Taranto, non è un ospedale del San Raffaele, è il nuovo ospedale pubblico di Taranto. Chi ha osservato negli ultimi anni il mio grande sforzo per giungere al risultato di oggi ben può comprendere la mia particolare soddisfazione. Sono le parole dell'assessore regionale al bilancio Michele Pelillo. La pubblicazione dal bando ci fa entrare finalmente nella fase esecutiva del progetto di realizzazione del nuovo ospedale pubblico, il più moderno d'Europa. E non solo nuovo ospedale, ma anche nuova università e centro di ricerca scientifica. La cronaca: un tarantino di 43 anni è morto a Parma a causa di un incidente stradale. Antonio D'Amato ha perso la vita intorno alla mezzanotte per un terribile incidente stradale sulla tangenziale nord all'altezza dello svincolo fra via Montanara e via Emilio Lepido. Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche altre auto e una persona è stata ricoverata all'ospedale maggiore ma poi è stata dimessa. Sulla dinamica dell'incidente indaga la stradale. Inutili tentativi di salvare l'uomo che a bordo della sua Opel è andato a sbattere contro lo spartitraffico. Antonio D'Amato, come dicevamo, 43 anni, era originario di Taranto ma viveva da tempo a Parma con la compagna di una figlia di pochi anni. La cronaca giudiziaria: Cosima e Sabrina restano in carcere. La decisione del GUP del Tribunale di Taranto, Pompeo Carriere, depositata intorno alle 18.30 di ieri sera e motivata in ben 18 pagine. Dunque il magistrato ha respinto la richiesta di scarcerazione dei legali difensori delle due donne. Il prossimo 21 novembre intanto è atteso il verdetto per gli altri imputati. La cronaca nel prossimo servizio.
Sabrina Misseri e Cosima Serrano restano in carcere e la decisione del GUP di Taranto Pompeo Carriere, che si è espresso nelle ultime ore sulla istanza di scarcerazione avanzata dai legali di Sabrina e della madre Cosima, principali imputate nel processo Scazzi per l'uccisione della giovane Sara. 18 lunghe pagine con cui il GUP ha ritenuto opportuno il mantenimento della custodia cautelare in carcere per le due donne. 18 pagine in cui il magistrato fa riferimento al cosiddetto comportamento post delictum, non trascurando, per esempio, il contenuto di alcune intercettazioni, una risalente all'8 novembre dello scorso anno, in cui Michele Misseri, allora in carcere, confidò alla nipote di non aver ucciso Sara, ma di essersi limitato a seppellirne il cadavere. Attenzione nell'atto depositato anche ad un altro colloquio, questa volta tra Sabrina e l'amica Mariangela, che, secondo la procura, rientrerebbe nella fattispecie di un tipico tentativo di inquinamento probatorio, così come la conversazione, sempre della stessa Sabrina, con un'altra conoscente, Anna Pisanò. E non è stato escluso neanche il pericolo di fuga, dunque, per il GUP Carriere, la misura in corso di esecuzione va mantenuta. A caldo le dichiarazioni dell'avvocato difensore di Sabrina Misseri, Nicola Marseglia. Mi è stata notificata proprio pochi istanti fa l'ordinanza del GUP che ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, salvo ogni diversa determinazione fino all'emissione del provvedimento finale dell'udienza preliminare, ma comunque è un provvedimento in un certo qual modo anticipatorio che segna in negativo questa fase del giudizio. A caldo, anche se non ha letto le carte, ma al di là di questo se l'aspettava come difesa? No, c'era anche la fondata aspettativa che il provvedimento sulla libertà potesse essere favorevole, c'erano margini per sperare in un provvedimento favorevole, comunque andiamo avanti. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento, intanto lunedì ci sarà la lettura del provvedimento finale, sia per gli imputati che hanno scelto la definizione dello stato degli atti, che hanno optato per il giudizio abbreviato, sia per l'udienza preliminare relativamente alla posizione di Sabrina Misseri e di sua madre. Vedremo se sarà emesso un provvedimento di rinvio a giudizio o un provvedimento di proscioglimento. Ho visto che, non so se per clausola di stile, il giudice ha lasciato impregiudicato un margine, ma comunque il provvedimento è in qualche modo anticipatorio, insomma. E torniamo alla cronaca. Gli agenti della squadra mobile della sezione Falchi nella tarda mattinata di oggi hanno tratto in arresto il pregiudicato tarantino di 40 anni Roberto Sportelli, in quanto ritenuto autore dello scippo perpetrato venerdì scorso in via Duca di Genova ai danni di un'anziana signora di 81 anni ancora ricoverata presso il Santissima Annunziata. Lo Sportelli che vediamo nelle foto, individuato anche grazie alle immagini di alcune telecamere di sicurezza presenti nella zona, era attivamente ricercato dalle forze dell'ordine sin dalle ore immediatamente successive allo scippo. Nella tarda mattinata di oggi, come detto, è stato individuato dai Falchi al quartiere Paolo VI, mentre impunemente si aggirava con fare sospetto tra alcune auto in sosta. E torniamo a parlare del mondo del lavoro. Si chiede la revoca del procedimento di mobilità nel documento che sarà inviato all'azienda. La Taranto Container Terminal, sottoscritto nel pomeriggio di ieri nel corso della riunione del comitato portuale. Intanto è previsto per domani lo sciopero di 24 ore dei lavoratori della TCT, il servizio. È durata circa due ore la riunione del comitato portuale convocata nel primo pomeriggio per discutere del piano industriale della Taranto Container Terminal, un appuntamento atteso dai lavoratori dopo il trasferimento di 5 linee di servizio dal porto di Taranto al Pireo e dopo l'annuncio dell'azienda, comunicato nel corso di una riunione interna, di mettere in mobilità 160 lavoratori. Una delicata riunione monotematica coordinata dal presidente dell'Authority Sergio Prete, alla quale hanno preso parte anche l'assessore regionale ai trasporti Guglielmo Minervini,
parlamentari ionici, le rappresentanze sindacali, politiche ed istituzionali del territorio. All'unanimità è stato deciso di inviare un documento all'azienda con il quale si chiede di revocare l'avvio di procedura della mobilità e di aprirsi al dialogo con il territorio senza creare allarmismi tra i lavoratori. Intanto, mentre si svolgeva la riunione a porte chiuse nella sala del comitato portuale, circa 200 lavoratori preoccupati per il loro futuro hanno cercato di salire al primo piano per tentare di entrare nella sala del comitato, ma sono stati fermati da un loro rappresentante. Presidente, qual è il futuro di questi lavoratori? Ma il futuro è che noi li difenderemo ogni posto di lavoro, e già tra qualche minuto partirà una richiesta di revoca della mobilità alla società, e nello stesso tempo chiederemo alla società un immediato incontro per condividere un progetto di rilancio del porto. L'autorità portuale, tutte le istituzioni, tutte le organizzazioni sociali che si riconoscono nel comitato portuale respingono l'avvio della procedura di mobilità, chiedono alla TCT di revocarle e chiedono anche che si avvii un confronto serio, franco, serrato, per rinegoziare i termini della presenza di TCT all'interno del porto di Taranto. E la consapevolezza che abbiamo è che qui nel porto ci siano tutte le condizioni per puntare ad un ulteriore sviluppo e non certamente per smantellare presenze di importanti di tipo industriale. Ci aspettiamo che l'azienda risponda, e a fronte della risposta siamo pronti anche ad attivare le iniziative conseguenti. La revoca del procedimento di mobilità l'abbiamo chiesta tutti quanti insieme, e questo forse è l'elemento fondamentale di forza. Poi un incontro col TCT perché si possa discutere del presente e del futuro, per vedere se noi abbiamo rispettato tutti gli accordi e se il TCT ha rispettato tutti gli accordi. Questa è la base, naturalmente, perché per difendere da subito il posto di lavoro dei 160 persone e per stabilire il futuro di questo porto, che è sicuramente di interesse nazionale e non soltanto di interesse regionale o della nostra città. Presidente, ci sono speranze per questi lavoratori? La speranza sta nell'evitare che Hutchinson, che è l'azionista di maggioranza della TCT, continui a non fare nulla, a prendersi in giro e a pensare che sono i padroni del nostro porto. Questo non è vero. Noi dobbiamo trovare la risposta giusta, vogliamo dialogare ma non vogliamo essere presi in giro. Se ci sono le condizioni, perché a chi colpisce di spada si risponda con la spada e non con il fioretto, noi la dobbiamo percorrere. L'Assemblea cittadina del Partito Democratico di Taranto esprime la piena solidarietà ai 160 lavoratori dipendenti della TCT di Taranto minacciati di licenziamento e condivide la dichiarazione di sciopero proclamata dai sindacati confederali di categoria per mercoledì, dunque per la giornata di domani. E in merito alla questione interviene anche la Segreteria regionale e la Confederazione Italiana Lavoratori Liberi, che scrive: a distanza di circa 6 mesi dalla nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto, desta qualche perplessità il fatto che ancora non si sia proceduto alla nomina del segretario generale dell'ente, in considerazione delle difficoltà che il nostro scalo sta attraversando per le note vicende della TCT Evergreen e dell'intero indotto. Ritengo che tale nomina non sia più procrastinabile nel tempo, ma che invece debba trovare rapida soluzione. E cambiamo argomento: è stato denunciato per omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza alcolica l'uomo alla guida della Lancia Musa che ha causato l'incidente stradale mortale che si è verificato domenica mattina alle 9:30 circa sulla ex statale 850 tra Ginosa e la sua marina, a perdere la vita nel tragico sinistro Maria Traetta, 29 anni, originaria di Ginosa. Ferite invece altre 4 persone, una bambina di 12 anni e un ragazzino di 15 anni ricoverati al Santissima Annunziata, coinvolti anche i fratelli Mario e Massimo Branco di 38 anni e 41 anni, entrambi ricoverati in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del nosocomio di Via Bruno. L'uomo alla guida della Lancia Musa, come si diceva, è risultato positivo all'alcol test. Si attendono adesso anche i risultati del narcotest a cui è stato sottoposto il conducente dell'Alfa 156,
compagno della vittima. A quanto pare anche l'Alfa 156 viaggiava a forte velocità. I funerali di Maria Traetta verranno celebrati nel pomeriggio con inizio alle 15:30 nella Chiesa del Cuore Immacolato di Ginosa. E ancora la cronaca, i militari della Guardia di Finanza di Manduria nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di polizia economico e tributaria hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un'impresa edile ubicata a San Marzano di San Giuseppe. L'attività ispettiva estesa ai periodi d'imposta dal 2008 al 2010 ha permesso di constatare violazioni alle norme penali e tributarie per avere alla società sottratto a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP oltre 3 milioni e mezzo di euro, poi evaso IVA per 150 mila euro, omesso di operare ritenute da conto, nonché di versare contributi previdenziali e assistenziali per complessivi 600 mila euro. Utilizzato inoltre fatture false per circa 500 mila euro e impiegato 5 lavoratori in nero e 50 lavoratori irregolari. I militari hanno accertato che la società, presentando apposita denuncia ai carabinieri, ha simulato il furto della propria documentazione contabile, rinvenuta invece dalle Fiamme Gialle presso l'abitazione del suo rappresentante legale durante le operazioni di accesso. Per quest'ultimo, per l'amministratore di fatto della società e per altre 5 persone titolari di imprese emittenti le fatture per operazioni inesistenti, è scattata la denuncia alla competente autorità giudiziaria. E voltiamo pagina, parliamo adesso di lavori pubblici. Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione della centralissima Piazza Maria Immacolata. L'iter dei lavori ne abbiamo parlato con l'assessore comunale al ramo Alfredo Spalluto. Sentite. Al via i lavori di manutenzione straordinaria dell'intero apparato della pubblica illuminazione nella centralissima piazza Maria Immacolata a Taranto. I lavori avranno una durata massima complessiva di 60 giorni e consisteranno fondamentalmente nel ripristino della pavimentazione ove dissestata ed un ripristino basale sotto due pali della pubblica illuminazione principale. I lavori sono stati affidati per un importo complessivo di oltre 35.000 euro. In pratica le radici degli alberi hanno creato dei problemi sia ai cordoli della piazza, alle basole, ma soprattutto stavano intaccando la pubblica illuminazione. Infatti un palo era anche pericolante. A questo punto si è intervenuto e si stanno ripristinando tutti questi aspetti, innanzitutto tagliando le radici, isolandole con del materiale appropriato e con delle guaine, e poi si ripristinano sia le basole che la pubblica illuminazione in tutti i suoi aspetti. È un intervento importante perché nel salotto di Taranto, dove abbiamo avuto anche dei cedimenti difficilmente spiegabili diversamente, che invece sono individuati nel problema delle piante. Quanto dureranno in tutto? Ma per contratto sono previsti 60 giorni, invece penso che serviranno molto di meno. Credo che in 15 giorni, 20 giorni si sarà completato il lavoro. E ancora la cronaca. La scorsa notte, intorno all'una, gli agenti della squadra volante sono intervenuti presso una concessionaria di auto usate in via Consiglio, dove era stato segnalato un grosso incendio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che alcune auto parcheggiate all'interno della rivendita di auto erano avvolte dalle fiamme. Le successive indagini hanno permesso di constatare che gli ignoti autori dell'incendio, dopo aver probabilmente scavalcato il muro di cinta della concessionaria, alto circa un metro e mezzo, confinante con un terreno agricolo in disuso, avvalendosi di un grosso bidone posto a ridosso del muro, sono entrati nel piazzale della concessionaria. I malviventi hanno così infranto il finestrino di una Mercedes e, dopo aver versato del liquido infiammabile, probabilmente benzina, hanno appiccato il fuoco. Le fiamme, nel giro di pochi minuti, dopo aver completamente distrutto la Mercedes, si sono propagate investendo altre auto parcheggiate in quella parte del piazzale espositivo. Terminate le operazioni di spegnimento, durate circa un'ora, gli agenti e i vigili del fuoco hanno constatato la completa distruzione di 6 autovetture e il parziale danneggiamento di altrettanti veicoli, tutti coperti comunque da assicurazione. Le 14:22, linea alla regia, c'è la pubblicità, tra poco.